La situazione dell'Emilia Romagna, io ho appena sentito l'assessore Priolo, vicepresidente della giunta regionale, e l'assessore Colla. La situazione è drammatica perché i comuni investiti sono oltre 30, si stima almeno 35, il mare purtroppo non riceve, anzi spinge, e quindi c'è ancora un'esondazione di quelle violenti, continua a piovere e purtroppo il numero delle vittime in questo momento è già a 4 e si spera che i dispersi non siano vittime. In questo momento la prima emergenza è salvare le vite umane, poi naturalmente dovremo fare la valutazione complessiva dei danni. Qui siamo con degli eventi che non erano prevedibili rispetto ai piani, perché cosa è caduto di pioggia, cosa si è verificato è talmente di un'enormità non prevedibile che non è difficile adattare un disastro come quello di questi giorni. Ricordiamoci che il tutto c'è già stato anche il 2-3 di maggio, una prima fase di danni. Naturalmente il piano prevede tutta una serie di azioni che sono di pianificazione, però che non sono rispetto a un'emergenza che si sta verificando, e quindi al momento dobbiamo occuparci in modo forte dell'emergenza e naturalmente di salvare il salvabile. Credo che più che il PNRR, certamente alcuni progetti sono compatibili come tempistica col PNRR, ma la parte sostanziale dovrà andare in una pianificazione nazionale che sarà sul fondo sviluppo coesione o altre forme di intervento. Valuteremo anche rispetto a questo disastro quello che sarà l'intervento dell'Unione Europea. Dicevano che mancano uomini e mezzi, cosa si può fare, dove si possono reperire, insomma qual è l'emergenza adesso, la priorità? Ma allora in questo momento l'emergenza la sta seguendo naturalmente il governo con la protezione civile, sono impegnati tutto il possibile della protezione civile, da diverse regioni e sono partiti naturalmente soccorsi con uomini e mezzi e quindi si sta concentrando su questo gruppo di 30-40 comuni, poi su quello si faranno le valutazioni nei prossimi giorni. Avete idea di quando potrebbe migliorare il tempo? Più che un'idea, io posso dare l'indicazione che danno i meteorologi che domani forse non dovrebbe più piovere.